tra le letture di oggi vi sono numerosi spunti, numerose suggestioni. Potremmo per esempio prendere in esame il Vangelo con la parabola dei vignaioli omicidi, che è particolarmente ricca dal punto di vista spirituale. Ma vorrei soffermarmi in modo particolare su un passaggio della seconda lettura, la lettera ai Filippesi, in cui Paolo esorta i suoi discepoli a non angustiarsi per nulla, ma a coltivare dentro di sé tutto ciò che è nobile, buono, onesto e così via. Due passaggi che vorrei mettere in luce di questa potente esortazione paolina. Prima di tutto, non angustiarsi. L'educatore, il formatore, l'insegnante, in molti casi, mi riferisco soprattutto in questo caso per esempio alla mia esperienza di formazione di persone adulte, è chiamato a creare le precondizioni di efficacia di un percorso formativo, aiutando le persone che gli sono affidate in formazione a eliminare motivi di angoscia, angustia, ansia. Molto spesso le persone entrano in formazione con una sorta di ansia. Talvolta l'ansia può essere legata al fatto che al termine del percorso ci potrebbe essere una valutazione o comunque, diciamo, un vaglio per il passaggio di un gradino, di uno scoglio di qualche tipo. Altre volte l'ansia dipende dalla difficoltà a mettersi in gioco. Ecco, questa esortazione profonda che Paolo affida ai Filippesi, non angustiatevi per nulla, dovrebbe in qualche modo trasparire dal modo di fare dell'educatore e del formatore, sempre. Evidentemente questo non significa iniziare un percorso formativo dicendo alle persone state sereni, non state in ansia, perché questo probabilmente otterrebbe il risultato opposto, ma è questo atteggiamento rassicurante, quello di dire guarda che disponi degli strumenti per affrontare questo percorso, sappi di poterci contare, fidati di te stesso e fidati anche di me che ti accompagno. Ecco, tutto questo deve entrare dentro alla strumentazione di un educatore, di un formatore, perché le persone possano seguire il percorso in modo sereno, tranquillo, senza ansie inutili, e in questo modo coltivare dentro di sé ciò che è nobile, giusto, saggio, profondo.